Ciao, qui Eli Prandi e torniamo a parlare della nuova collezione He-Man and the Masters of the Universe, della quale possiamo vedere le avventure animate su Netflix e contemporaneamente acquistarne i giocattoli nei negozi oppure su Amazon. C'è anche un link qui sotto se volete comprare un Battlecat come quello che abbiamo davanti. Ebbene sì, finalmente abbiamo Battlecat, una figura che non può mancare in una collezione dei Masters, la mitica tigre verde cavalcatura del nostro protagonista. Nella vecchia serie animata si trattava dell'alter ego eroico dell'animaletto da compagnia del principe Adam, una timida e codarda tigrotta di colore verde di nome Cringer che si trasformava poi in questa tigre da battaglia grazie all'invocazione del potere da parte di He-Man. In realtà questa doppia identità non era presente nei vecchi minicomic, cioè la prima forma di storie narrate su questi personaggi, e neanche nelle foto dei prototipi dei giocattoli. Si trattava semplicemente di una spaventosa tigre da battaglia. Nella nuova serie Netflix, Cringer invece è un po' la figura del padre adottivo nei confronti di Adam. Infatti, quando il piccolo viene abbandonato nella foresta dalla maga per proteggerlo dalle cattive intenzioni di Keldor, bene, il bambino viene in qualche modo adottato dal popolo delle tigri e tra queste sarà proprio Cringer, una tigre che ha perso gli artigli da giovane, a occuparsi personalmente di lui. È grosso ed imponente, ma particolarmente sapiente, la figura forse più acculturata della banda del nostro protagonista. Come giocattolo, chiaramente il nuovo Battlecat appartiene ad una fascia di prezzo superiore rispetto a quella dei semplici personaggi, ma è giusto che sia così. È molto più grande, lo vediamo subito accanto a He-Man. Ecco qui, si tratta veramente di un bel bestione. Inoltre è ricco di articolazioni e anche lui una sua funzione. Ora lo vediamo più nel dettaglio. La prima cosa che notiamo è il colore, chiaramente il suo aspetto esteriore, che non è male, sembra non mancare nulla. In realtà però vediamo che qui dietro la parte posteriore delle zampe era stata scolpita per essere in pelliccia verde, come il suo corpo, invece non hanno voluto colorarla, è rimasta rossa, sembra quasi volersi integrare con la corazza che sta qui davanti. È un po' un peccato, nel complesso però non ha un brutto aspetto. La sua striatura gialla su sfondo verde non poteva mancare, e qui abbiamo i teschietti simboli del potere di Grayskull nella nuova serie animata. Il pupazzone può articolare la testa, che è su snoda sfera, quindi può ruotare, guardare un pochino in alto e in basso, anche se non tantissimo. Hanno articolato la mascella, quindi possiamo aprire la bocca di Battlecat e vedere tutte queste zanne. Hanno colorato l'interno della bocca, quindi non male. Possiamo muovere parte delle zampe anteriori, non tutto perché una parte è bloccata dalla sua funzione, quindi possiamo piegare i suoi gomiti e farli muovere di lato. In sostanza c'è un'articolazione praticamente a sfera sui gomiti. Le zampe anteriori, questi piedi, sono separati come produzione dall'avambraccio, c'è un taglio ma non sembra essere un'articolazione, penso proprio che sia incollato. Questi artigli in plastica giustamente flessibile, che li protegge dal rompersi urtando qualcosa, gli sono stati forniti da Man at Arms. Poi veniamo alle zampe posteriori, che possono muoversi in avanti e indietro, e questa articolazione è a scatti. Giustamente alla Mattel hanno pensato che, trattandosi di un pupazzo pesante, fosse necessario inserire lo scatto per permettere alle zampe di restare in posizione senza crollare e cedere sotto al peso del corpo. Articolazione a sfera anche alle ginocchia, se vogliamo chiamarle così, la parte posteriore qui delle zampe, quindi possiamo farle ruotare e piegarle leggermente, non c'è un grosso range di movimento, ma un po', eccolo qui, non manca, e possiamo anche ruotare i piedini. Ultima articolazione è quella della coda, anch'essa su snodo a sfera, quindi possiamo muoverla in alto e in basso oppure farla ruotare. I materiali sono stati scelti in maniera funzionale, quindi tutte le parti, le estremità più sottili sono in plastica flessibile, e questo significa che non si spezzeranno urtando contro i mobili o cadendo a terra, ma si fletteranno semplicemente. La stessa cosa vale anche per la coda, che è piuttosto gommosa. Personalmente mi dispiace un po' non poter rimuovere la corazza da questo Battlecat, la sua armatura. È opportuno però osservare che il vecchio Battlecat, quello degli anni 80, non
era nato con l'intenzione di trasformarsi da Cringer in Battlecat. La sua armatura non era rimovibile per poter ricreare le trasformazioni viste nella serie animata. Il giocattolo era nato ben prima di quella interpretazione da parte della Filmation ed era semplicemente un'intenzione molto concreta di spendere il meno possibile riciclando la tigre realizzata per Big Jim e modificandola a buon mercato aggiungendo un paio di pezzetti di plastica sagomati sopra. Sulla schiena di Battlecat abbiamo queste strane forme che si camuffano tra le altre della sua armatura. Ci sono due fori che vanno direttamente dentro il torace e poi queste due estremità. Sono un accorgimento da parte di Mattel per permettere a He-Man di incastrarsi meglio sulla sella. Nei fori possiamo infilare le estremità flessibili del suo vestito, mentre questi due perni servono a fare presa sul pezzo di plastica del bacino del personaggio. In questo modo permettiamo a He-Man di montare a cavallo di Battlecat senza rischio che ne salti via mentre ci stiamo giocando. In sostanza è incastrato abbastanza saldamente. Vediamo un pochino se riusciamo a metterlo un po' più in posa. Voilà, e adesso possiamo giocarci, lui non cadrà. Il sistema di incastro sulla schiena di Battlecat chiaramente è stato pensato per He-Man base e non è perfettamente compatibile con gli altri personaggi. Prendiamo la variante di He-Man con le braccia a sfera, la sua versione deluxe ad esempio, e in realtà la plastica del suo bacino è sagomata diversamente, quindi non si incastra tra quei due perni. Insomma, più o meno riusciremo a mettere il personaggio a cavallo della tigre, ma decisamente non calza bene quanto la versione base. Se proviamo con un amico di He-Man, ad esempio, prendiamo Man at Arms, di nuovo per lui queste due estremità saranno solamente di intralcio, ad esempio. Insomma, nel gioco più o meno possiamo accontentarci, ma non è un ottimo risultato. Nella nuova linea di giocattoli anche Battlecat ha una funzione simile a quella dei personaggi. Possiamo muovere le sue zampe anteriori e loro torneranno in posizione sferrando un colpo contro i nemici. Le tiriamo indietro e loro scattano in avanti, le tiriamo in avanti e loro scattano indietro, e la stessa cosa funziona anche di lato. Gliela facciamo allargare e loro tenderanno a restringersi di nuovo. Potremmo giocarci, volendo, per simulare un balzo, forse in qualche modo. C'era un vecchio giocattolo di bestia degli X-Men prodotto dalla Toybiz che cercava di fare la stessa cosa, oppure semplicemente utilizzare Battlecat per colpire i cattivoni in questo modo. Bene, per buttare giù questo Beastman vi assicuro che ci vuole una bella forza. E siamo arrivati al confronto generazionale, il nuovo Battlecat accanto al giocattolo di ormai 40 anni fa. La prima cosa che noto è che praticamente sono grandi uguali, la stessa cosa valeva anche per i personaggi, i due He-Man hanno la stessa statura. Chiaramente il nuovo Battlecat è un giocattolo molto più complesso, ha varie articolazioni, ha più pitture, anche un po' più controllata, e ha la funzione nelle zampe anteriori. Il vecchio giocattolo invece, come abbiamo detto più volte, era estremamente semplice, un pezzo unico di plastica per il corpo della tigre e poi una sella e un elmo, molto molto semplici. Personalmente ho sempre trovato molto affascinante il design della vecchia armatura di Battlecat, perché sembra una sorta di brutto controllato, non è particolarmente aerodinamico. Hanno dato questo buffo naso con il becco e uno sguardo tutt'altro che minaccioso alla tigre, e poi una schiena gobbuta che nasceva dall'esigenza di permettere ai personaggi di cavalcarlo, ma garantiva anche un'estetica molto originale. Insomma, mi è sempre piaciuta l'intenzione del vecchio Battlecat, sebbene la realizzazione fosse un po' troppo sempliciotta. Il nuovo invece ha di nuovo questa estetica ormai standardizzata da videogame, però non è assolutamente mal realizzato. Abbiamo fatto anche con loro il gioco della pesatura, questo rituale che portiamo avanti dalla prima recensione che abbiamo dedicato alla nuova linea di giocattoli. Il nuovo Battlecat pesa 295 grammi contro i 209 di quello degli anni 80, quindi anche lui in massa ci ha guadagnato. Bene, ecco qui anche il nuovo Battlecat, lo vediamo anche con il suo He-Man a cavallo accanto alla versione anni 80. A livello estetico il nuovo Battlecat prosegue quello che abbiamo già visto con i protagonisti, vale a dire che non stupisce né in positivo né in negativo, non è nulla di particolarmente goffo o antiestetico, ma è esattamente la stessa cosa che avrebbe partorito qualunque altro dilettante designer a corto di idee sulla falsa riga di quanto vediamo in videogiochi e serie animate. Come giocattolo però questa volta
è evidentemente superiore a quello vecchio. È originale, non è stato riciclato da un'altra linea di giocattoli, è una produzione molto più complessa, composta di più parti, più curata, la pittura sul personaggio è ben mirata, a differenza delle vecchie striature gialle spennellate, più o meno a caso. Insomma, veramente non è paragonabile, e tengo a precisare questo perché il vecchio Battlecat già era venduto come giocattolo di fascia superiore a quella di semplici personaggi, anche se oggettivamente aveva solo più plastica rispetto a loro, ma molto meno lavoro. Purtroppo, ancora una volta, abbiamo perso l'estetica da fantasy diroccato della vecchia linea di giocattoli, rimane solamente quella elettronica, ma è un bel giocattolo. È un pupazzone solido, pesante, massiccio, ricco di articolazioni, ha la sua funzione ed è sempre bello, secondo me, vedere in una linea di giocattoli corporature, sagome e stazze diverse. Quindi, se abbiamo un po' di personaggi, è bello aggiungere Battlecat perché darà molta varietà. Come sempre, noi ringraziamo tutti voi che avete visto il video addirittura fino alla sua fine. Qui cliccando sul mi piace potrete farci sapere che il video vi è piaciuto, questo ci aiuta molto. Se volete acquistare un Battlecat come il nostro, potete farlo anche su Amazon cliccando al link che trovate qui sotto in descrizione. Per voi non sarà una spesa aggiuntiva, mentre per noi sarà un piccolo aiuto. E se invece volete vedere altri video dedicati ai giocattoli, quelli vecchi o quelli nuovi, beh, ne trovate un'infinità sul nostro canale cliccando sul bollino blu, li prendi e iscrivendovi. Ciao!